Il dato preoccupante, dicono gli esperti, è la continua crescita dei casi, per cui in questo quadro l'importanza dei vaccini è ancora più elevata. Nonostante la crescita della circolazione delle nuove varianti, la Omicron 5 resta dominante sul territorio regionale. E sul fronte delle varianti continua il lavoro in prima linea portato avanti dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo. Non ci deve preoccupare l'emergenza di altre varianti. Io vorrei ribadire che la Centauro non è altro che una variante, tra l'altro che ha un nome abbastanza che io cambierei, insomma, è una sottovariante della BA2, della Omicron. Non ha alcuna caratteristica preoccupante dal punto di vista della evasione dalla risposta immunitaria conferita dal vaccino da precedenti infezioni. È una variante, una Omicron, quindi è in grado di infettare le persone anche vaccinate in parte, anche quelle che hanno già avuto un'infezione precedentemente. Però ecco, quel che vedo è che, quel che si legge insomma, dai nostri colleghi in ospedale è che la sintomatologia comunque non è preoccupante, non c'è un aumento della ospedalizzazione importante, quindi bisogna semplicemente agire con buon senso, quindi se si va in posti affollati probabilmente è meglio usare la mascherina e proteggersi. A distanza di poco più di un mese dal ritorno a scuola senza l'obbligo di utilizzare la mascherina, la situazione dei contagi nella nostra regione rispecchia l'andamento epidemiologico generale. Condizione sicuramente migliore rispetto al passato, questo grazie alla campagna vaccinale. Ma il mondo della scuola, come annunciato dalla dirigente tecnico dell'ufficio scolastico provinciale Gabriella Liberatore, è pronto anche ad affrontare eventuali criticità. Ad oggi non ci giungono segnalazioni di situazioni particolari, rimangono le precauzioni per gli studenti, anche per i docenti fragili, ci sono anche le misure e gli strumenti di tutela per quelle fragilità particolarmente critiche, per cui ci sono le possibilità di una istruzione domiciliare piuttosto che una istruzione laddove le condizioni lo consentono anche in ospedale, per cui in un contesto di ritrovata normalità diciamo che ad oggi non si registrano situazioni di particolari criticità. La scuola ha sofferto molto e ha saputo rispondere però con grande forza e con grande senso anche di squadra, per cui possiamo dire, incrociando le dita, che forse il peggio davvero è stato superato. In ogni caso sarà pronta anche ad affrontare, speriamo di no, ulteriori eventuali criticità.